Beh, questa donazione è frutto dell'impegno della Farmacia Palermitana, dell'Udifarma Palermo, in favore di chi soffre, in favore di chi ha purtroppo una malattia come quella di natura ematologica, che grazie al cielo sta trovando pian piano delle soluzioni terapeutiche per salvare molte vite umane, che testimonia quanto la Farmacia Palermitana sia al servizio del cittadino e vicino alle difficoltà in ambito sanitario che tutti i cittadini purtroppo affrontano. E questo è un impegno che abbiamo rinnovato negli scorsi anni in favore dell'ematologia palermitana con una serie di iniziative, ed è la testimonianza di quanto la farmacia sia davvero vicina alle esigenze della gente, vicina alle esigenze di chi soffre, una porta di accesso sempre aperta anche in questo caso nei confronti di chi chiede una mano d'aiuto. E questa per noi è una grande soddisfazione, è un grande impegno che rinnoveremo sicuramente nei prossimi anni in favore dei nostri pazienti, ma soprattutto di chi più sfortunato di noi soffre di malattie che meritano di essere curate e di trovare una soluzione terapeutica adeguata. Allora, innanzitutto voglio ringraziare Federpharma ed AIL per la donazione di arredi all'interno della nostra unità operativa, che sono molto funzionali e molto graditi ovviamente. Questo migliora ulteriormente, più che il lavoro dei medici, il rapporto con i pazienti, che rimane sempre l'obiettivo principale. Sempre in quest'ottica, l'ematologia italiana e quindi di conseguenza anche quella palermitana e quella del nostro policlinico è realmente all'avanguardia per quanto riguarda la ricerca di nuovi farmaci e il trattamento delle patologie ematologiche acute e croniche. Oggigiorno noi possiamo non sempre guarire tutti i pazienti ematologici, ma li riusciamo a curare. I nostri pazienti anche affetti da neoplasie ematologiche riescono a vivere per molti anni con delle terapie che riescono a controllare la malattia. Stiamo arrivando anche al target di guarire molte delle patologie ematologiche. Chiaramente questo non è un target immediato e non vale per tutti, però sono stati fatti grandi passi avanti. Allora, intanto desidero ringraziare l'associazione di Federpharma per la donazione, ma anche l'associazione AIL che ha ritenuto opportuno proprio dare questo contributo al Policlinico per la donazione che ha fatto. Ovviamente il Policlinico, come già accennava il professore Siracusa, l'ematologia è impegnata e sta facendo e fa progressi ogni giorno per migliorare sempre le condizioni dei pazienti che soffrono di queste malattie, e questo è l'intento del Policlinico, di continuare su questa strada, di potenziare ulteriormente l'ematologia con assunzione di nuovo personale, quello che sarà necessario per potenziare questa struttura, per essere sempre più al servizio dei cittadini, e questo è il nostro obiettivo prioritario. Beh, le iniziative che ha nominato sono fondamentali, sono le fondamenta della nostra missione. Cioè, in primo luogo c'è la ricerca che noi sviluppiamo in Italia con oltre 210 progetti di ricerca, e Palermo contribuisce in maniera significativa a questo progetto, in particolare il Policlinico, ma anche le altre ematologie della città.